Io mi occupo proprio di foreste e del contributo che danno nel migliorare la qualità dell'aria. Le foreste agiscono infatti da filtro che rimuove gli inquinanti atmosferici, tra cui le polveri sottili. Inoltre, le foreste sono strettamente connesse con i cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature medie e l'alterazione del regime delle piogge hanno un forte impatto sullo stato di salute e sulla biodiversità delle foreste. All'opposto, le foreste assorbono e trattengono l'anidride carbonica, ricoprendo un ruolo determinante nel mitigare i mutamenti del clima. Piantare alberi è una soluzione per rendere più fresche e accoglienti le nostre città e al contempo migliorare la qualità dell'aria. Pensate che nel decreto legislativo clima e la sua conversione in legge sono stati previsti 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, finalizzati a piantare alberi e creare nuove foreste urbane e periurbane. Ma come scegliere gli alberi da mettere a dimora? Primariamente devono essere rispettate le esigenze ecologiche delle specie, esposizione alla luce, condizioni climatiche, tipo di suolo. Ma in secondo luogo, è possibile orientare la scelta delle specie verso quelle più adatte a contrastare i cambiamenti climatici e a migliorare la qualità dell'aria. Qui, in questa azienda di Roma Casalotti, immersa nel parco della cellulosa, assieme ai colleghi Silvano Fares e Adriano Conte, ho sviluppato un modello che quantifica l'anidride carbonica e gli inquinanti atmosferici rimossi dagli alberi. Il modello si chiama AIR3 ed è stato sviluppato grazie a progetti del centro di ricerca, tra cui AgriDigit, che è finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ma vediamo assieme come funziona AIR3. Per capire come un bosco ci aiuta a migliorare la qualità dell'aria, andiamo a delimitare il bosco su mappa, aggiungendo una serie di posizioni che ce ne fanno identificare superficie e collocazione geografica. Aggiungiamo poi informazioni come il tipo di suolo, sabbie, il nome della specie, pino domestico, e altre informazioni come l'altezza totale raggiunta dalla pianta, oppure il diametro dell'albero misurato a petto d'uomo. Confermiamo il nostro inserimento e lanciamo l'analisi. I risultati di questa analisi ci arriveranno tramite email. Sarà un documento elettronico, un PDF, che ci illustrerà come un bosco migliora la qualità dell'aria con grafici e con numeri. AIR3 sarà disponibile gratuitamente online e aiuterà per esempio i gestori del verde urbano a progettare nuovi parchi e scegliere quelle specie arboree che ottimizzano i benefici per l'ambiente e per il cittadino.